gioventù era stata una donna di facili, facili costumi, facili. E proprio per questo motivo, in quel momento lì, nelle piazzole, lei si sentiva male. Si sentiva male e naturalmente subito facevano intervenire il dottore, che era prodigo di consigli ed era sempre accompagnato dal portavegia, dal portacavaglia, che anche il portavegia c'era, sì. E con il suo sguardo clinico il dottore diagnosticava subito il male e procedeva all'intervento, apriva lì. Si serviva del bisturi, che era un coltellaccio arrugginito, misurava la febbre con il termometro grande della latteria, utilizzava un siringone magari per l'anestesia, ma non ne facevano neanche. E poi c'erano magari delle mandibole di animali per eventuali sostituzioni di denti, ma ogni tanto pestava anche il muro. Da questo discorso ampolloso e risonante nelle parole e anche nei gesti, come faceva, pieno di spropositi, proprio per ricordargli che il suo passato di donnaccia era la causa di tutti i suoi mali e di tutte queste sue patologie, insomma. Questo sicuramente era un momento piacevole per tutti. E nel frattempo gli Arlecchini e i Pulcinella, sia agili e tanti, si arrampicavano su per le logge, sui muri rustici, onde raggiungere le ragazze, quelle giovani o le sposine giovani perlomeno. E le donne più prudenti invece se ne stavano ritirate nei posti dove non da dove potevano vedere ma non potevano essere raggiunti. E così l'importante spettacolo se lo godevano tutti insieme. Ogni tanto facevano anche una bella ballata con quelli che c'erano attorno in quel piccolo spiazzo, era una cosa normalissima. Dopo c'erano altri personaggi importanti che avevo scritto anche qui ed erano l'orso. Bisogna sapere che c'era anche nei nostri boschi fino alla fine dell'Ottocento e magari anche ai primi del Novecento, ed era facile e sterminava a volte il gregge o questo o quell'altro, insomma, per cui i poveri contadini si lamentavano e per catturarlo era una buona cosa per i contadini. Comunque l'orso riappare nella sua mole, munito di un collare agganciato ad una lunga catena e condotta dal portaorso che lo frenava a ogni esagerazione. Era sempre affamato. E però quando aveva fame si andava sempre verso le belle ragazze, chissà poi perché. Dopo c'erano le maschere di animali, che poi le facevano proprio un senso brutto, un senso di orrore, perché addirittura si mettevano in testa la testa di un maiale che avevano magari recentemente macellato. E non so come la sistemavano, comunque la sistemavano su e cercavano di accompagnare il tutto anche nell'altra parte del corpo, di modo che era terrificante solo l'immagine della testa e altre teste, magari di un caprone con grosse corna o via dicendo, animali vari comunque. Poi c'erano i diavoli,
con delle lunghe corna e una coda che strascicavano in giro e che facevano oscillare qua e là. E insomma, tutte quelle cose, e poi diavoletti magari più piccoli che andavano a tirare ora la sottana di una donna lì, poco discosta, ora la giacca di qualche bel giovanotto e così via. Tentavano, loro facevano il loro mestiere da diavoli veri, E poi ballavano magari anche loro con qualche ragazza o qualche giovane e tutti ci stavano e nessuno si allontanava. Oddio! Guardami la faccia! Non c'è niente, boh! Non c'è niente, boh! Perché non toccarlo? Cosa c'è? Cosa succede? Cosa succede? Thank you.
Ci hanno ospitato. Thank you.